Molti della vecchia generazione, come la madre di Atonita e il capo tribù Soro, ritengono che la morale e il comportamento dei giovani siano peggiorati a causa del declino delle credenze e delle usanze tradizionali. Danno la colpa di tutto questo più ai governi moderni che alla Chiesa. Anche se gli insegnamenti della Chiesa sono in conflitto con la stregoneria e la magia, i vecchi Asande approvano il codice di comportamento che sacerdoti come padre Jerome predicano ai loro fedeli, anche se questo codice è in buona parte ignorato dalla generazione di Joseph. I giovani frequentano le funzioni religiose con piacere, ma si meravigliano che un uomo come padre Jerome non abbia moglie o amanti e che, pur essendo un Asande, non creda nei poteri della stregoneria. In passato il luogo dove si trovava la capanna determinava l'essere protestanti o cattolici. Sotto il dominio degli inglesi, la terra degli Asande era divisa in sfere di influenza fra i diversi gruppi di missionari. La regione di Nandi, dove opera padre Jerome, venne a contatto con i missionari di Verona, con il risultato che qui praticamente tutti sono cattolici. La mescolanza di riti cattolici con musica ed espressioni Asande ha dato un'identità tutta speciale alle funzioni religiose, ma padre Jerome riconosce di avere ancora molto da lottare prima che la sua predicazione riesca a sostituire la fede nella magia, nella stregoneria e nella divinazione. Infatti, per molti Asande, queste pratiche possono risolvere i problemi della vita quotidiana in un modo che la Chiesa non può fare. Insuccessi nella caccia, malattie inesplicabili, testimonianze discusse in casi di adulterio sono tutti esempi di problemi per i quali padre Jerome non ha una soluzione immediata. Comunque, egli sostiene che sta facendo progressi, anche se è convinto che l'uso della stregoneria e degli oracoli sparirà solo quando gli Asande della campagna avranno la possibilità di ricevere un'educazione migliore, come quella degli Asande che vivono in città. Padre Jerome continuerà a predicare contro le pratiche magiche e perfino tradizionalisti, come il capo tribù Soro, sono solidali con lui. La Chiesa ci ha portato delle cose positive, delle buone regole cristiane, come non fumare, non bere e non commettere adulterio. Quando noi capi abbiamo sentito queste predicazioni,
abbiamo invitato la gente a seguirle. Così molte persone, una volta convertitesi al cristianesimo, credono nel loro Dio e non seguono più le antiche usanze. Solo quelli della mia generazione continuano a usare le pratiche tradizionali e il benghe. Gli altri chiedono a Dio di aiutarli. Oh, 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 oh